Allora, buonasera a tutti da Pierpaolo Loriga. Continuiamo a parlare di automobili Mercedes W124. Allora, oggi ho sostituito il supporto del motore che era praticamente finito. Allora, il supporto motore è questo qui. Uno, l'altro è all'altro lato. Cosa bisogna fare quando si deve sostituire un supporto motore? Allora, si procede partendo a levare il riparo sottomotore, questo qui. Vi apparirà questa situazione qui, una volta levato il riparo sotto al motore, che sono 6 bulloncini o 5 mi sembra. Il supporto da sostituire sarà questo qui, che ha il bullone che è in questo punto qui. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna, purtroppo per questa cosetta, bisogna avere un attimino gli attrezzi giusti, perché serve un paranchino come questo qui, con il quale andrete a collegare qui, dopo aver staccato entrambi i bulloni dei supporti del motore, quindi quello e quello lì. Staccherete sotto i bulloni, dopodiché attaccato il paranchino qui alzerete il motore e da lì il 90% del lavoro è fatto, perché si sfila questo track levando la vite da 17 qui sopra, la vite da 17 sotto, si sfila una volta che il motore è leggermente alzato, neanche tanto, si monta il supporto nuovo, si riabbassa il motore, si rimettono i bulloni da 17 sopra e sotto, rimettete il paramotore ed è fatto. Considerate che questo è il supporto motore vecchio e ve ne accorgete perché il liquido che dovrebbe ammortizzare il motore fa rumore dentro, sentite. Questo è un supporto motore che era completamente finito e infatti il motore ballava. Costano 20 euro su autoparti.it e niente, si cambiano in mezz'ora, una stupidaggine. L'unica cosa è che purtroppo bisogna avere alcuni attrezzi e l'attrezzo specifico è il paranchino. Se non avete quello, dovrete soffrire un po', però io consiglio sempre di non alzare il motore spingendo dalla coppa, perché la bozzate, non c'è nulla da fare. E poi un'altra cosa che io consiglio sempre a tutti è di dipingere internamente il riparo motore così, in modo tale che qualsiasi perditina o cosa che non succede con la V124, ma se dovesse cascarvi un bullone, qualcosa, potete trovarla semplicemente. Io infatti ho sempre fatto così, è tutto più pulito, più ordinato e tutto. Bene, anche questa l'abbiamo fatta. Ciao a tutti ragazzi e sempre fieri di avere una V124.